Questa è la Sporter, cioè la versione station wagon della Renault Clio, un tipo di carrozzeria a cui siamo abituati in un certo senso tradizionale, ma c'è qualcosa di quest'auto di molto attuale, moderno. Mi riferisco al sistema infotelematico R-Link qui al centro della plancia, che rispetto a dispositivi analoghi presenti sul mercato, secondo me è quello con il funzionamento più simile ai tablet. Vi faccio vedere subito cosa intendo, accendiamo il sistema e mettiamo sul menu principale. Vedete, la schermata è molto simile a quella di un iPad, con tutte le icone cliccabili. Qua non c'è la funzione di scorrimento, però si può accedere ad ogni sottomenu cliccando come su un iPad. E poi il secondo aspetto che mi piace molto è questo tasto Home. Prima di tutto è sempre facile da trovare anche mentre si guida, perché è un tasto, diciamo così, fisico, che riassume un po' le funzioni principali del sistema: il navigatore, il computer di bordo, l'impianto audio. E poi terzo aspetto che mi ha convinto: praticamente ogni zona dello schermo è cliccabile. Per esempio qui sulla temperatura, cliccando visualizza anche le previsioni meteo, un po' come sugli smartphone. Vi faccio vedere un'altra cosa del navigatore. Vedete, qua sopra il tasto Home ci sono due frecce che servono per richiamare lo zoom delle mappe, un altro aspetto secondo me positivo e intuitivo, perché non costringe durante la guida a dover andare a cercare nello schermo touch il comando dello zoom. Ancora indietro vi faccio vedere un overview del computer di bordo. In questo caso dà il voto allo stile di guida per giudicare quanto siete stati bravi a guidare in maniera ecologica, per risparmiare carburante, quindi consumo medio, velocità, utilizzo acceleratore, cambio, frenata, eccetera. Il sistema R-Link è connesso a internet e ha una peculiarità, quella di offrire il collegamento compreso nel prezzo dell'optional, che è di 590 euro. Per un anno si ha la connessione, c'è una scheda SIM integrata e la connessione è 3G come quella dei telefoni e dei tablet. Ci sono 4 applicazioni, la possibilità di inviare email con un client, di twittare e l'utilizzo per 3 mesi del navigatore TomTom che abbiamo intravisto prima e dell'applicazione Coyote per gli autovelox. Questa icona qui, R Sound Effect, invece è un bel giocattolino che adesso vi faccio sentire. Accendo il motore, praticamente ripropone i suoni di tutti questi veicoli. Questa è la moto, adesso ho abbassato la ventola così non ci disturba il climatizzatore, il 3000 V6 a benzina della Laguna, molto raffinato, il V6 della Clio, cerco di alzarlo un po', vedete da qui si aumenta il volume, il suono viene riprodotto dalle casse dello stereo e prima di provarlo pensavo insomma che non fosse nulla di che, ma vi assicuro che è contagioso. E alla fine si finisce per sgasare fin troppo e a risentirne sono i consumi. Forse quella più divertente è questa, l'auto del futuro. Tra le cose invece che mi piacciono di meno di questo sistema sono la lentezza, vedete, ci mette un po' a cambiare videata da quando clicco, anche qui bisogna aspettare un attimo, e poi il fatto che bisogna cliccare con una certa forza sullo schermo per cambiare le impostazioni. Un'ultima cosa, a volte il sistema si impalla, diciamo così, come in questo caso ho premuto telefono, e per tornare indietro c'è una sorta di funzione reset che è sempre il tasto Home che riporta il funzionamento a una condizione di partenza. Non vi ho parlato di quanto è spaziosa, come va e quanto consuma la Clio Sporter, ma potete scoprirlo cliccando su questa prova su strada. Vi dico solo che questa motorizzazione 1.5 turbo diesel a 90 cavalli in allestimento Energy parte da un prezzo di 18.350 euro. Se vi interessa sapere come va questo motore sulla Clio berlina, vi consiglio questo video. Oppure, se vi piace la Renault Captur, questo.